Ciao amiche e amici biancocelesti da Scar, se volete iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Io, come sapete, non critico quasi mai, almeno cerco di fare valutazioni obiettive. Oggi mi è un po' più difficile, nel senso che avevo messo in conto una sconfitta con il Sassuolo, indubbiamente, perché comunque ha una bella rosa, ha grandi giocatori. Il Sassuolo può permettersi di tenere in panchina Boga e noi abbiamo in panchina Murici, non che oggi Pirata non ha praticamente colpe, per carità, però è un po' per fare un raffronto. Quindi, tanto per cominciare, dico che il Sassuolo non è quella squadretta che molti possono pensare, insomma. Vittoria è meritata andando a guardare anche i numeri, quindi c'è poco da dire. Noi questa partita l'abbiamo affrontata da subito con assenze pesanti e poi sono arrivati gli infortuni di Pedro e Zaccagni, che erano i due migliori giocatori fino a quel momento. Sicuro, c'è stata una bella dose di sfortuna nella gara di oggi per noi. Queste gare in genere si vincono col cinismo, anche magari vincendo 1-0, però se poi vengono meno determinati giocatori, succede che ti entra Felipe Anderson, che è sempre più morto a ogni partita. Ecco il risultato. Alla fine il Sassuolo non ha rubato niente, quindi Bacic ha fatto un gran tiro su quella punizione, si continua a confermare uno dei giocatori più importanti al momento, Bacic, così come Zaccagni. Però una palla ti prende traversa e palo insieme e ti rimbalza sulla linea. Quindi sono cose che per carità succedono. Io credo vada però affrontato un discorso anche generale di tutte le squadre. Mi sembra, non per giustificare la nostra sconfitta, mi sembra che comunque la situazione di discontinuità non riguardi solo noi. Alla fine ho visto un Napoli floppare contro l'Empoli, una Juve che è andata a pareggiare a Venezia e noi che continuamente dopo l'impegno di Europa League riusciamo sempre a cadere in un modo o nell'altro. Si può dire che non c'è stato carattere oggi? Sì, ovviamente si può dire perché a tratti, per larghi tratti, non c'è stato carattere. La cosa che mi preoccupa però è che vedo veramente troppi errori anche tecnici e tattici, ma anche di capoccia. Acerbi casca sui contrasti come nulla fosse ormai, purtroppo, ma questo non è colpa sua, probabilmente. Anche oggi Immobile, per esempio, non è che abbia fatto una grande partita. Il punto è che alla 17ª giornata, se cominciano a giocare sempre gli stessi, a un certo punto tu tra 6 partite di Europa League e 17 di campionato, insomma, hai giocato 23 partite facendo ruotare quei 12-13 giocatori, in fin dei conti. Quindi vanno valutati tutti questi fattori. Ora, la colpa non è inutile cercarla, secondo me, la colpa. C'è poco da fare. Sono stati degli approcci sbagliati in alcuni frangenti, carenze tecniche evidenti perché il materiale umano che c'è, quello è. In che senso? Se Akpak Pro riesce a togliere la palla a Pedro mentre sta cercando di fare un dribbling, qui c'è qualcosa proprio che manca a monte, cioè proprio alla radice delle cose. Non che Akpak sia stato chissà quanto peggio, anzi, sul primo gol è stato lui a recuperare palla. Però se ti manca Luis Alberto, tu capisci che insomma l'alternativa è Akpa e non ci siamo. Oppure Lazzari che entra in campo e fa un passaggio orizzontale a un giocatore del Sassuolo, un altro po' ci fa prendere il 3-1, lì è imbarazzante, non si sa nemmeno a chi dare le colpe, perché non è spiegabile in quel caso nemmeno la fatica, perché Lazzari
non è che viene sempre impiegato o almeno non per 90 minuti, quindi ci sono tanti fattori che cominciano a preoccuparmi. Io sicuramente continuo a non dare tutte queste responsabilità a Maurizio Sarri, non solo a lui, ovviamente. C'è una voglia che manca purtroppo, manca e ci si prova ad arrivare al tiro in porta. Non è che non ci si provi, il problema è che poi 3-4 ripartenze passano per i piedi di Akpak Pro e sono bruciate. Poi magari Akpa ti va a fare l'interdizione e ti salva da un possibile gol, quello ci può stare, però. Le cartucce così sono bagnate, la polvere da sparo è bagnata, Immobile non gliela fa più, è stanco, ha recuperato da un infortunio, già col Galatasaray si era visto. Serve purtroppo uno sforzo anche dalla società. Il Sassuolo purtroppo è una squadra forte, cioè purtroppo, nel senso abbiamo incontrato un Sassuolo che comunque come ogni anno ci mette in difficoltà. Non ha messo in difficoltà solo noi, però alla base cosa c'è? Mentre c'era un De Zerbi che può, sì, un De Zerbi, un Dionisi che ha potuto insomma permettersi di schierare Raspadori, Scamacca, Berardi, entra Bocà, e nemmeno c'era Juricic oggi per dire, c'è cioè Maxim Lopez, ci sono tanti giocatori, il segreto è proprio lì, soprattutto queste squadre che alla fine impegni di coppa non ce ne hanno, e questo è ovvio che parti già svantaggiato se hai una rosa come la nostra. Quindi purtroppo i pesi vanno spartiti in tre, non è inutile stare a additare di nuovo Sarri. Io, cioè, ogni volta che perdiamo, ho l'ansia di aprire i social perché diventa sempre Sarri. Quando vinciamo, colpa è merito di chi fa il gol, invece. Non è qui, c'è un problema proprio di complesso. È questo il fatto. Che magari fosse l'allenatore il problema, magari fossero solo i giocatori il problema, magari fosse solo la società il problema. Qui siamo arrivati a una fine di un ciclo e nessuno se ne sta accorgendo. Io penso che comunque le notizie che leggo, se è vero che Tare andrà via, io sono contento, ma non perché ce l'ho con Tare, perché prima o poi un nuovo seme va ripiantato, c'è poco da fare. È uguale per alcuni giocatori, mi dispiace. È brutto dirlo, ma sono disposto a sacrificarli. Che i giocatori si trovino mo ad affrontare un modulo nuovo non è una scusante. Non è una scusante. Punto e basta con queste storie. Cioè, dovete giocare a calcio perché prendete milioni, punto e basta. Punto e basta. Perché Bacic e Zaccagni giocano sempre bene? Perché Pedro gioca sempre bene? Perché Immobile spesso e volentieri gioca bene. Evidentemente, io non penso che Sarri stia lì a dire agli altri di giocare male. Evidentemente, o gli altri non si applicano e non fanno quello che gli viene chiesto, chi perché c'ha malumori, chi perché non gliela fa più, ci può stare anche questo. Oppure c'è altro. Oppure c'è altro. Non so cosa, ma a parte questo, sicuramente c'è un problema di testa, bello grosso. Ok? Io continuo a stare con l'allenatore, prendetemi per pazzo, a me non me ne frega niente che poi magari a fine stagione verrò criticato per quello che sto dicendo, non mi interessa proprio. Io cambio i giocatori se ci sono da cambiare, cambio il DS se c'è da cambiare qualcosa. Punto e basta. È finito un ciclo, con Inzaghi che se n'è andato, si è chiuso un ciclo in tutto e per tutto, e questo è da comprendere. È da comprendere. Punto. Io la vedo così, ovviamente, è la mia opinione, quindi anzi vi esorto possibilmente a commentare il video e a dirmi la vostra, perché comunque anche il dibattito è una cosa interessante che va fatta. Oggi è stato un mix di cose. Se Bacic avesse segnato quella punizione, chi ce lo dice che magari non saremmo andati a fare il 3-2 addirittura? Non si può dire. Quel fallo di mano così,
Poteva essere rigore? Sì, no, ma non ci dobbiamo attaccare a queste cose, purtroppo, perché non va bene. Se l'arbitro t'ammonisce Marusic perché l'intenzione sua era andare a chiedere scusa a Berardi, ci poi fa poco. Era diffidato, salta la prossima. Comunque, casualmente Marusic, ma non sono attenuanti. Quindi, quando ti si mettono contro tutte queste cose, evidentemente c'è poco da fare. Purtroppo, Ciro non stava in forma oggi, ma che gli vogliamo dire al nostro grandissimo Ciro Ciruzzo? Niente, non gli si può dire niente. Morici oggi è entrato e non ha fatto danni, anzi, ha fatto buttare fuori uno e ci ha rimediato una ottima punizione, quindi anche a lui non possiamo dire niente. Attacchiamo i singoli. Non serve, alla fine non serve. Ho visto errori da parte di tutti che ci possono anche stare, quindi che vi posso dire? Io sono deluso perché comunque questa poteva essere una bella partita, quantomeno un pareggio, ci sarebbe andato bene, quello sì. Però è andata così. Confido che con meno impegni settimanali da qui fino alla ripresa dell'Europa League riusciremo a trovare una continuità. Tra poco, tra l'altro, inizia la Coppa Italia, se non sbaglio. Quindi, ragazzi, io continuo sulla mia strada. Mi dispiace, sarei anche incoerente se adesso cambiassi idea. Quindi, forza Lazio, forza Aquile, è andata così. Che ci dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Continuare a tifare la Lazio. Quindi, ciao a tutti e buona domenica.